Ciao, in questo video vedremo la seconda parte di un tutorial dedicato al brano Certe Notti di Ligabue, soprattutto ai voicing degli accordi. Quindi non è un tutorial completo a partire da zero per chi parte da zero, ma dedicato a come io suono questi accordi. Troverai la prima parte con la ritmica e gli accordi, i voicing degli accordi della sezione A, in questo link in alto a destra o nella playlist di questo canale come ve le suono. Per apprezzare al meglio questo video potete richiedermi il PDF con la struttura e gli accordi alla mail che troverete in descrizione. Per il resto, chitarra alla mano e buona visione. Certe notti la radio che passa mia sembra avere capito chi sei. In questo caso dovrei suonare questo sol diesis minore, che non mi suona per niente bene perché questo bar re mi stoppa un po' tutto. Preferisco suonarlo così, è un po' strano anche lui, ma è come se suonassi appunto un sol diesis minore e faccio risuonare sempre queste due fatidiche seconda e prima corda. Posso decidere se far suonare anche il sol diesis col pollice oppure no. Senza il sol diesis è un pochino più leggero l'accordo. Il la lo suono normalmente, il do diesis. Normalmente. Ecco, qui faccio questa cosa qua quando ritorno a Mi. Un po' blues, non è molto contestualizzata perché questo è un brano pop, però ci sta, mi piace abbastanza, ce lo metto. Ecco, siamo arrivati alla fine della strofa e dice: certe notti somigliano a un vizio che tu non puoi smettere mai. E poi va in re maggiore. Ma è molto interessante, faccio un re, quello che è un re sus 2, con questa disposizione delle dita e faccio sentire i bassi, perché il bassista fa questo percorso. Re, la, sol, fa diesis, re, do, si, la, e poi mi, mi. E quindi faccio sentirlo anch'io. Lo faccio sentire anch'io. Poi ricomincio con la strofa successiva. Anche riguardo all'accordo di re c'è un aneddoto. Sempre negli stessi racconti in cui Ligabue descriveva come questa Certe Notti fosse stata scritta con tutti questi accordi per in risposta a chi gli diceva che le sue canzoni erano fatte solo da tre accordi, appunto Ligabue dice: ho suonato tutti gli accordi della tonalità di Mi tranne il re diesis diminuito, che in realtà sarebbe la triade diminuita di re diesis. Lui poi dice che il re diesis diminuito gli fa schifo. Vabbè, poi diciamo forse non è il caso di suonarlo in un brano pop, ma proprio schifo non lo fa. Ma al di là di questo, appunto lui dice che ha sostituito questo re diesis diminuito con l'accordo di re maggiore. L'accordo di re maggiore, peraltro, è un accordo che fa parte della scala misolidia di Mi, e quindi è il settimo grado bemolle. Ha usato un accordo di interscambio modale, forse senza neanche tanta consapevolezza di questa possibilità armonica. Questo video è sponsorizzato da me stesso, quindi se vuoi che continui a produrre video di questo genere, ti chiedo di supportare la mia attività. E lo puoi fare iscrivendoti al canale, c'è il pulsante rosso, e puoi cliccarci sopra, in basso a destra, e mettendo mi piace a questo video. Passiamo alla parte B. Per arrivare a B, le ultime due battute della A le faccio così. Quindi su questo mi suono questa cosa qui, possiamo farla in palm muting e piano piano allentare il palm muting e crescere di dinamica. Quindi il B incomincia col do diesis minore, quando dice e si può restare soli certe notti qui. Okay, quindi gli accordi sono do diesis minore, si, la, mi. E per ritornare alla della frase successiva, il bassista passa da sol diesis, che è la terza del mi, quindi in pratica è come se venisse fuori un mi basso sol diesis, che noi lo possiamo fare così, oppure così, oppure così, semplicemente suonando il sol diesis, oppure così.
Il giro successivo poi è chi si accontenta gode così così certe notti. E qui ancora passa da mi basso sol diesis, certe notti sei sveglio o non sarò sveglio mai, fa questa cosa con non sarò sveglio mai, sarebbe fa diesis minore, sol diesis minore, la, sarà sveglio mai, lo facciamo con la stessa diteggiatura che abbiamo utilizzato per il sol diesis minore, quindi come il sol diesis minore ma suonando le prime e seconda corda, quindi sia fa diesis che sol diesis minore la facciamo in questo modo. Ci vediamo da Mario prima o poi. I mi li possiamo fare così. Quindi ripetendo tutta la parte B. Battute, questo re lo possiamo fare anche qui come abbiamo visto già nella prima parte. Bene, siamo arrivati alla fine del video, ti ringrazio di aver guardato fino alla fine e ti ricordo che ogni venerdì alle 14 pubblicherò un nuovo video, quindi ti aspetto e nel frattempo buona musica.